Ma Leo, non sei in cucina con questo video, ma hai scritto che era un video in cucina da Leo! Wow, bambini, siete veramente perspicaci! Lo so, sono già pronti i forconi, il fuoco, le spade, le lance, tutto quanto, tutto per uccidermi, per martoriarmi, ma lo ammetto, è un video sponsorizzazione! Quindi prima vi presento il gioco e poi faremo un video sulla cucina, sempre inerente a questo video. Ma ora come ora sono in un periodo in cui i soldini schifo non mi fanno perché mi serviranno a settembre per un progetto che vi dirò più avanti. Quindi non si rifiuta niente, però devo ammetterlo. Ero molto titubante su questo gioco perché mi sembrava il classico gioco alla Farmville, farma tutto quanto. Me l'hanno proposto un mese fa e da un mese io sto giocando tutti i giorni. Cioè tipo un giorno l'ho saltato ma tutto il resto dei giorni li avevo giocati. Quindi... sì, sono un po' malato. Comunque siamo al giorno 22. Paolo Cannone, hey grab! Sono il giorno 22? No, non è un mese, un po' di meno. Comunque, come vi dicevo, questo qua è uno di quei giochi droga. Sono veramente i giochi a cui inizi a giocare così per sfizio e poi non riesci più a smettere. Devi prepararti tutto, qualsiasi cosa. E infatti qui, il mio villaggio, come vedete, sono già a livello 18. Quasi un livello al giorno, infatti gli ultimi ho rallentato un po', ma vabbè, dettagli. E oggi ho anche lasciato tutto quanto lì, infatti stavo morendo un po' dentro stamattina perché volevo aprire, volevo giocare, però ho detto no, devo fare il video questo pomeriggio, quindi mi trattengo. E infatti ho ancora da prendere tutti i soldini, mamma, guarda quanti soldini! Come vi dicevo, è un gioco basato sul farming. Tu devi far crescere i draghi che ti daranno soldi, tanti soldi potrai prendere altri soldi per far crescere i draghi, per averne di nuovi. Infatti, cioè, vi faccio vedere, i draghi in questo gioco... no, tu drago gelato, aspetta che vieni dopo. I draghi in questo gioco, ve lo dico, cioè, sono veramente tantissimi. Li ho sbloccati fino a quelli d'erba, ma ci sono anche tantissimi tipi di draghi che poi vi farò vedere perché il sistema di battaglia è semplice, ma è veramente figo. Cioè, mi piace tantissimo. Io non sono mai stato così esaltato per un gioco per il telefono, ve lo giuro. Ho anche fatto una combinazione nuova, quindi vai, ovetto. Bravo, cresci. 11 ore di ovetto e sarà il drago veleno, se non sbaglio, sì. Cosa cazzo? Ma è fighissimo quel drago! Qual è che è? Momento, devo scoprire che drago è. Io ho appena fatto il drago di... il drago cyborg! No! Io volevo il drago veleno, che è quello comune. Mi è appena venuto il drago cyborg, che è quello un po' più raro. Vai così, drago cyborg! Mi prendo anche le mie belle piantine. E volevo far vedere se avevo qualche draghetto da far crescere, ma mi sa che li ho già fatti crescere tutti quanti. Peccato, perché ci sono dei draghi veramente belli. Ad esempio, questo qua del girasole è uno degli ultimi che ho fatto. Il drago qua del metallo anche. Che questo drago qui è veramente figo. Infatti uno di questi draghi qua, sto pensando se rifarlo nella Tabicraft. Stavo pensando di rifare... dov'è quello del vapore che è il mio preferito? Lui. Questo qua del vapore, che è veramente bellissimo. Anche se non è tra i più forti. Infatti, tra i più forti, adesso vi faccio vedere in battaglia quali ho. In questo gioco, diciamo, tu devi conquistare delle zone in cui battere i vari draghi, i vari vichinghi, per sbloccare delle miniere anche che ti daranno altri soldini. Per andare avanti nel gioco. Tra parentesi anche le pergamene, ma ora come ora le pergamene posso saltarle tranquillamente. Ma volevo anche andare in battaglia a farvi vedere il sistema di battaglia, che figata che è. Come vedete ci sono tutti i vari tipi di draghi. Ogni tipo di drago ha una sua abilità che viene potenziata e poi decidi. Ad esempio questo qui c'ha tre tipi di abilità: e acqua che cura, e roccia che fa uno scudo, fuoco che attacca tutti quanti. Ma fatto così è una cosa molto alla cavolo, come la vedete. Ma c'è tutto un sistema dietro di pensare cosa devi attaccare, come attaccare, il turno da fare, cercare di fare il perfetto per sbloccare la furia del drago. E a me questi giochini qua esaltano. Ad esempio, non so, questo qua, attacco con questo qua d'aria perché gli diminuisce l'attacco dell'altro. E è una combinazione che è veramente figa, anche soprattutto contro gli altri player. Questo qui è la modalità contro il computer. Sì, con questo drago qua, quello basso, riesco a shottare perché è veramente una bestia. Cioè, l'ho potenziato tantissimo, ci ho lavorato su tantissimo su questo drago. E lo uccido con disprezzo, proprio da... oh, ho mancato l'attacco. Ma il veleno di prima ti ammazza. Adesso guardate questi qua come si saltano. Però faccia tipo... oh, mi piace tantissimo. Ma mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Voglio rendere questi video di cucina un attimo più interattivi. Quindi, in questo video, usando il fatto che ci siano tanti draghi, voglio che scaricate il gioco, prepariate uno di questi draghi, anche quello gelato se volete, uno qualsiasi, però con degli ingredienti da cucina. Facciate una foto o un video, qualsiasi cosa, e mi taggate su Instagram, perché i migliori verranno messi nel prossimo video di cucina. Instagram di Leo appare così. Bello l'editing. Voglio vedere se riuscite a fare draghi migliori del mio. Ma come stavamo dicendo, è un video su la cucina, lo so. Ma direte, cosa c'entra la cucina con i draghi? Il drago di questo mese, il drago più forte che voglio avere, però devi farmare tantissimo per i livelli abbastanza alti, è il drago gelato. E questo drago qui,
Non potendolo avere ancora nel gioco perché mi mancano alcune cose, lo avrò nella realtà, in cucina con gli iNoob. E quindi in cucina con Leo. Andrea, hai capito? Eh? Sì, no, scusa? Vogliamo fare, non ho ancora capito. Appena fatto il video. No, mi hai dato in mano un coltello, sono abbastanza confuso. Infatti, mi gioca con questo. Comunque, la tua cucina è un bel cazzo perché è la mia. In cucina da spawna. La mia cucina, le mie softbox, la mia telecamera, il mio microfono. La nostra. Nostra, ok. Però se entra in casa mia diventa automaticamente mio e le robe che ha comprato Leo. E perché aprono queste cose oggi? Per fare il drago! Drago di gelato! Io... Dov'è Anna in tutto questo? Dov'è Anna in tutto questo? Chiedetelo a suo padre che le ha rubato l'auto. Ciao, sono Anna. Ha una tetta sola. Faccio... Anna. Vabbè, no, ma in profilo non si vede la seconda tetta. Spiegaci perché non sappiamo niente. Allora, vai. Vi spiegherò come dobbiamo fare. Bisogna... Sono le zucche di Halloween con i cocomeri? No. Ah. Bisogna fare ognuno il suo drago di gelato, quindi faremo il corpo con l'anguria. Passiamo. Io un drago non so manco disegnato, dovrei farlo con il gelato. Guarda, io ho già tutto in mente su come farlo. Aprirò la sì, non mi spaccare i piatti che mia madre è tutta violenta. No, e non è una cosa positiva. Con l'anguria faremo il corpo. Sei felice? Prendiamo una parte, un segmento. Ma non è abbastanza grande questo coltello per tutta l'anguria? Ok, perfetto. Questo. Perché ti stai allontanando? Perché non mi fido. Comincia con questo. Io so che tu vuoi fare le views. E mi allontano perché qui Leo vuole ammazzarmi. Puoi chiamare il video. Lascia nella anguria. Mi sa che l'hai tipo violentata malissimo. Prova a usare questo adesso. Basta il raggio. Non verrà mai tondo come vuoi tu, Leo. È perfetto? Quasi. Mamma mia. Da grande farò il tagliatore di angurie. Ognuno di voi avrà un piccolo segmento di questa da cui rifare il suo drago, da mettere nel piatto, bloccare col gelato, fare gli intarsi col melone e gli Smarties. Mi sono perso la... qualcuno avrà. Esatto. Comunque proviamoci. Oh, io faccio schifo in bricolage, sappilo. Non è bricolage. Ma lo stesso. Per te non è chiaro il bricolage comunque cosa sia, però... Ma così però rischi di creparla. No. Andrea. Io non mi fido di te, sappilo. Sei la persona più inaffidabile che io conosca. Quello che dice sempre, arrivo fra 10 minuti e poi arriva dopo 2 ore. Sì, ma sono quello che usa un coltello da quando ha 5 anni, quindi tranquillo che non succede niente. E a te non succede niente. Così, tipo, è il miglior modo per creparla. Che fame! C'è un problema? Si è scardinato il coltello? Messo a posto. Ho bucato la tavola, ma la mamma non se ne accorgerà mai. Tua mamma non segue i miei video? No. Oh, mi fai schifo, mi ha detto. Andrea, ecco qua il tuo cerchio. Grazie. Vedi? Perfetto. Oh. Babam, guarda che perfezione. Ci potrei fare le ruote di un carro con sta roba. Vedo il sole. Ma porca, che buona è l'anguria. Ma cazzo, sai che l'ho mangiata un po' anch'io e non è niente male. Leo, ma tu cosa usi? E Leo e Andrea? Questa. Ciao per Andrea. No. Come no? Ops. Si taglio. Testa del drago, il corpo che va fin qua giù. Adesso si spaccherà 8 volte l'anguria, sì, non volevo dirtelo. Comunque ad Andrea glielo diamo a spicchio triangolare, così non... Poi sono un illuminato. Se no non ce la faremo. Ma fare un video gameplay era troppo triste. Inizio a disegnarlo il corpo del mio drago, incidendo l'anguria. Mi sa che ho un talento naturale per queste cose, me ne sono accorto adesso. Altro che youtuber dovevamo fare draghi nelle anguie. Andrea, dovresti fare il tuo drago. Ma io lo sapevo che l'avremmo perso dopo 4 minuti di videocamp. Era palesissimo. Lui quando si tratta di fare sfide di cui non sa dove cominciare, trolla. Io lo faccio in 3D che sta in piedi. Oddio, c'ha pure gli occhi con i semi. Raga, cioè... Vorrei dire! Andrea, dov'è il drago? Il mio è questo. Il mio drago ha il potere di diventare un'anguria. Dai, puoi fare l'uovo se vuoi. Io ho fatto un uovo di drago. Ecco. I passi invece quelli. Adesso farò sputare fiamme al mio drago tramite i peperoncini. Non credo che peperoncino e anguria siano due combinazioni così vincenti. Le mai assaggiate? No. Ma a me non serve neanche il melone e il gelato, Leo. Il mio è fantastico così. Ma dov'è? Ma guardalo, c'ha la bocca aperta. Ma il gelato dove lo mettiamo? Sopra? Devo ricoprirlo? Bisogna fargli... Sta prendendo forma! Bisogna fargli la gobba di gelato! È impossibile, il gelato cadrà sempre! Ma metti gli stuzzicadenti! Ma non nel gelato, ma che...
Andrea, non sei felice che c'è l'estate, puoi fare video sulle angurie? Belle ragazze. Sì, sono felice, posso mangiarle. Ma il tuo cos'è, un octopus? Non ho capito. Aspetta. È una paperella gay. Hai fatto una paperella gay. Non è una paperella. È un drapini. Non volevo dirti che il mostro di Loch Ness non è un drago comunque, eh? È solo il corpo. E quella cosa si romperà 100% sì, tutta la vita. Ok. C'ho il corpo del drago, non so se si vede. È una okay, merda. Il mio corpo del drago c'è. Ma quello è un cigno, non è un drago. Ma aspetta! È un drapini che sta diventando Dragonair. A me serve ancora il melone. Ma sto tavolo era ordinato quando abbiamo iniziato, tipo. Adesso c'è anguria ovunque. Mi passa a metà melone? Il tuo drago come sta venendo? Bello. È la coda. Ma sembri troppo Giovanni Mucciaccio, lo sai? Fatto? Fatto? Strafatto. Allora. Minchia zio, che botta. Andrea, ti serve melone per il tuo... Cos'è sta roba? Melone. Ma l'occhio di Sauron. Il mio è un drago un po' tipo angelico. Io non ho fantasia, sappiate. No, non me ne ero accorto. Cioè, mi sta piacendo. Cos'è? Cos'è? Non lo so. Cosa a caso? Ma che cazzo, mi avete dato un'anguria triangolare? Che cazzo ci faccio con sta roba? Prima non la voglio tonda, la voglio triangolare. Adesso non va bene triangolare. Sei felice, Andrea? Sto configurando il dragone. Lo stai visualizzando? Lo sto visualizzando. Porca puttana, il mio cazzuto come non so cosa. Manca il gelato, però è figo, devo ammettere. Porca Andrea, Mettili i denti con qualcosa. Vorrei un drago così a casa. Cosa stai facendo? Il corpo del drago. Ma io sei studiata la cosa. Sì, non ci dorme da tre notti. Allora. Oh, mi si è staccata la testa mio drago. Usa gli stuzzicadenti. No. Salvalo. In crociera sta, non ci insegnano di attaccare teste. Ma è tua una barca vichinga? Sì, lo stavo pensando anch'io. Andrea, come sta andando il tuo? Io? Buonissimo. Nel senso, buonissimo, sta andando bene il drago? Ah, sì sì. No. Mi è caduta la criniera. La criniera? Vabbè, questo è un lucky, me lo mangio. Che figata! Con tre stuzzicadenti. Io invece ho preso il mondolo. Ok, a me serve il gelato ora come ora. Oh, no! Ma l'ho fatto solidissimo, raga. Questo qui non morirà mai, questo drago. Ma perché è così sciolto? Al sole tipo sono mezz'ora. 28 gradi in casa e è rimasto qui per 25 minuti. Perché è sciolto? Ma oh, posso farlo senza gelato? Ma è un drago gelato, non è un drago anguria. Beh, io farò il letto di gelato. Che è un po' un drago mostro di Loch Ness il mio, che sta sul gelato. Ok, mi spazzassi tutti i cadenti? Adesso aspetti, devo fare il lago dell'indipendenza elfica. Perché? Perché devo dargli un nome epico, no? Se lo guardi con tanta attenzione capisci cos'è il drago. Ma forse c'ho l'idea. Adesso è la svolta. Nel mio drago c'è più legno che anguria tra un po'. Anche nel mio. Spiegamelo però. Mi passi un po' di melone? Ti devo farci le corna. Ce le faccio anch'io. Io. Lì? Dimmi che non sta prendendo forma adesso. Wow. È proprio lui, eh. Un pochettino. Ok. Ti prego, non implodere. Ti voglio bene. Non morire. Ok, no. Ma è stupendo. Ma che figo sono venuti. Il mio sbava anche. Andrea è un drago interattivo. Il mio sbava. Qui bisogna passare i voti. Adesso metterò le foto dei tre draghi. Una qua, una qua, una qua. E dovete dirci chi ha fatto il drago migliore. Il drago del lago dell'indipendenza elfica. Io lo chiamo Gennaro. Guarda, c'ha pure le corna. Da questa parte qui fa schifo. No, si guarda solo da un profilo il mio drago. Il tuo, Leo? Vediamolo. Il mio drago, potete notare, che da una parte ha l'occhio nero fatto col semino che non ho messo io. Uh-huh. Era già lì. Però era troppo bello per levarcelo. E dall'altra ha un occhio giallo. È tipo double face, incazzato nero, vuole uccidere il mondo. Ha attivato il Rinnegan solo da una parte. Ok. Andrea, fa vedere il tuo. Andrea, facciamo una bella cinematica del tuo. Roar! Da vere tigri. Roar! Quindi nei commenti voglio che mettete Team Spawn, Team Camper o Team Leo per vedere chi vince. Allora, io voglio anche nei commenti un hashtag vogliamo l'indipendenza elfica. Che è indipendente dai voti, però vogliamo l'indipendenza elfica. Nonostante fosse un product placement, ti giuro, a me è piaciuto veramente tantissimo farlo sto video. Penso sia il video più divertente che ho fatto questo pomeriggio, perché stamattina era ancora più bello in realtà. Andrea, non mangiare il mio drago! Perché no? Perché è per bellezza, resterà lì per sempre. Posso metterlo nel tuo freezer e lasciarlo lì per sempre? Sto uccidendo il tuo drago. Vuoi congelarlo? Esatto. Vuoi
preservare all'infinito la sua totale bellezza. Tu mangeresti il tuo? In totalità dell'arte? No, povero! Boh, direi che basta. Sì, dai, ce li mangiamo. Io ho già cominciato. Andrea, ce lo mangiamo, è iniziato tipo al minuto 1. E noi pranziamo. Voi andate a vedermi un altro video. Ciao! Ciao ciao! I nostri possibilmente, grazie.